Per me Enzo è un albero delle Marche, genera fiori, genera qualche spina, fiorisce sempre, non si secca mai. Su questo albero ci sono sempre molti uccellini, tipo passerotti. Una persona che è molto riservata. Non l'ho visto mai nudo Enzo. Passero solitari e il suo non è tanto solitario, diciamo. Passiamo con Aureopilla. Gentile, molto dolce. Molto semplice, molto poetico. Che lui è anche un uomo particolare. Sicurezza e insicurezza. Vivace, veloce. Imprevedibile, geniale. Con il dono della poesia. Il dono della poesia. Pronto a darti una risposta che non ti aspetti. Alle volte potrebbe essere una risposta negativa. Ti crea una, qualche volta un'inquietudine, perché fa questo, perché quella, se stava qui lui prendeva questa cosa qui, te lo metteva nel taschino, cioè è capace di fare queste cose, no? Ci sarebbe tanto da dirgli cattivo, non mica da cervello. Maniacale, la follia, abbastanza... Una volta ho detto, cucchi, tu non mi incucchi. La bella è che chi lo compra chi non lo conosce. Gli altri sono un po' dell'avanguardia in trance, lui invece è della trance. Come sarà ricordato? A memoria. È un grande disegnatore sicuramente. Moria è la cassaforte del pensiero. Il grande monsignore delle strade. Se uno non lo ricorderà è perché si perderà la chiave qualche volta. Non perdere il sole, appunto esisto, che stava col giornale aperto alle 8 di mattina e tutti passavano a guardarlo, questo è vero. Vista questo contenitore quantitativo di esistenze, è anche generoso. Queste cose corrispondono a chi è lui, è completamente lui.